consorzio che si occupa di ricerca applicata, di innovazione, sviluppano brevetti, eccetera. Parlava appunto di questa innovazione in senso ampio e di innovazione molto collegata al tema, ad un tema formale qui molto evidente, che è il tema dell'impresa, e di come quella sostenibilità sia ormai propedeutica all'immissione di qualsiasi servizio e prodotto sul mercato. Buonasera e grazie per l'invito. Beh, allora, il primo tema è quello: quanti centri di ricerca ci sono, quante imprese ci sono, e potremmo vedere sia con Vicenza ma anche con nostro Veneto. Peculiarità e difetto, l'individualità, l'individualismo e il campanile che ci contraddistingue, che ci ha contraddistinto. Quindi sono nati tanti poli di aggregazione perché ognuno voleva nell'ambito territoriale o provinciale poter avere un centro di trasferimento tecnologico, come sono nati nel passato anche gli incubatori. Io, il consorzio Netta Ricerca nasce ancora come consorzio Città Ricerca. Negli anni 80 si cercava di far collaborare le università, il Consiglio Nazionale Ricerche, le grandi imprese del territorio e le piccole e medie imprese. Anche oggi il consorzio Netta Ricerca ha 24 soggetti consorziati con queste caratteristiche: CNR, ENI, l'Università Ca' Foscari di Iuva e così via, e sviluppiamo queste tematiche. Quindi ognuno ha costruito una propria struttura con una certa capacità di individualismo e di contraddistinguo, senza pensare quale possa essere la sostenibilità di queste strutture, quanto possono essere aggregate, quanto possono essere messe a sistema piuttosto che avere un valore aggiunto di per se stesso. Probabilmente nel passato l'individualismo, l'individualità degli imprenditori o delle capacità locali nostre sono state una forza, sono state una capacità effettivamente di essere questo motore del nord-est. Oggi forse c'è più la necessità dell'aggregazione, di costruire punti di aggregazione, network e reti, ma effettive, non soltanto in qualche modo sulla carta. Come Venezia Ricerca inevitabilmente ci occupiamo molto di sostenibilità, anche perché siamo in area, Porto Marghera, che ha molto a che vedere un po' con la sostenibilità, e come si diceva prima, sostenibilità declinata in vari contesti: sostenibilità economica, sostenibilità sociale. Marghera sicuramente può rappresentare tutti questi temi. Venezia Ricerca è stato a sua volta un incubatore, è un incubatore del Parco Scientifico e Tecnologico Vega di Venezia, di cui siamo stati, diciamo, un po' il papà, perché l'abbiamo fatto nascere noi. Oggi c'è una molta più visibilità al Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia, anche questo nato, come molti altri parchi scientifici in Italia, come incubatore per facilitare le imprese. E quindi il tema dell'innovazione e della sostenibilità si lega, come tutta la parte di innovazione e ricerca, anche un altro tematica importante, quella del nostro territorio, che quindi riguarda l'ambiente, i materiali e come eventualmente l'innovazione possa essere sostenibile. Ecco, qui sull'innovazione ci sono dei metodi, si parlava di processo per vedere la sostenibilità, ci sono dei metodi, siccome i ricercatori sono tutti quanti lì puntati a misurare o a riprodurre esattamente uno stesso fenomeno, si cerca di misurare sempre più l'innovazione o un prodotto con un metodo che è l'analisi del ciclo di vita, per cui ci si pone anche sull'innovazione, nel momento in cui lancio un nuovo prodotto, un pensare quello che sarà l'inizio del prodotto e quello che sarà la fine del prodotto, quanti prodotti sono nati e poi hanno creato dei problemi, il clorofluorocarburi nei nostri frigoriferi. Oggi invece ci occupiamo, sempre noi come struttura, anche invece delle nanotecnologie, quali sono i rischi per la salute umana delle nanotecnologie. È una forte innovazione, ma dobbiamo applicarla anche pensando quale sarà la fine della vita delle nanotecnologie. Quanto delle nanotecnologie sono nei nostri intonaci che restauriamo, che poi un giorno probabilmente disaggregate non riusciamo più a controllare. Quindi sicuramente è importante pensare qualunque progetto, che sia una sostenibilità economica, forse come doveva essere fatto anche a Porto Marghera, cioè pensarla quale sarà la sostenibilità economica di questo grande sviluppo imprenditoriale quando andrà a fine vita, o si cambia, o si rigenera, oppure si sviluppa nuovamente. Quindi questo è un sistema importante, quindi bisogna sempre pensare a questa valutazione del ciclo di vita di qualunque soggetto, che sia una mostra culturale, che sia un progetto innovativo, che sia un nuovo prodotto per un imprenditore, e oggi devo dire che anche gli imprenditori sono molto attenti a questo, perché probabilmente ha un costo ambientale avere un prodotto per un consumatore che deve essere smaltito con un costo aggiuntivo. Se questo prodotto invece è sostenibile o facilmente riciclabile, ha un costo minore per il consumatore e un vantaggio maggiore per l'imprenditore. E quindi pensare effettivamente tutti i processi con un metodo che sia quello di valutare effettivamente la progettazione, non soltanto per l'immissione del prodotto sul mercato,
la lancio di un nuovo museo, quello di pensare effettivamente quale possa essere il ciclo di vita o rinascere nuovamente in altri contesti o ridefinizione di possibilità di riutilizzo o di chiudere determinate, diciamo, un prodotto va a discarico, viene, diciamo, smaltito in qualche modo. Un edificio difficilmente può essere utilizzato, può essere ricompreso, però sicuramente il processo principale, e questo potrebbe essere misurabile, parlare di sostenibilità, qualunque essa sia, qualunque cosa sia, economica, ambientale o sociale, deve essere progettata, valutata fin dall'inizio quale sarà poi la fine di questo processo. Questo penso che sia un elemento importante. Succede l'innovazione, applichiamolo in qualunque altro contesto, questo è un elemento importante. Il tema degli incubatori è un altro tema che si collega un pochino a quello che si diceva prima. Tanti centri di ricerca, ognuno ha voluto il suo, ognuno ha voluto caratterizzarsi in qualche aspetto, anche gli incubatori è stato così, e alla fine la tematica è sempre gli incubatori cercano di far nascere qualcosa che però non cresce, che resta là, che sono le imprese che poi non stanno soltanto perché hanno quelle agevolazioni, quei fondi per cui i ragazzi cercano di far costruire qualcosa, però non spiccano mai le ali, insomma non vanno mai fuori, quindi l'incubatore tiene i pulcini un po' troppo da lungo al proprio interno. L'importante è invece anche qui riuscire a farli crescere. Anche questo sugli incubatori abbiamo avuto, penso in Veneto, diverse esperienze non facili, non facilissime. Ci sono invece delle situazioni di incubatori di tipo privato, privatistico, che hanno a che fare molto anche con l'ambiente, come mi viene in mente H-Farm, legato un po' alle tematiche anche tecnologiche, e che quindi è questa struttura privata nata in provincia di Treviso che si occupa, riqualificando, diciamo, un ambito di produzione agricola, riqualificato la produzione di tecnologie ambientali molto legate al territorio, quindi strettamente connesse al territorio. E questa è una realtà che funziona con successo e insuccesso al proprio interno, ma che è dinamica, che è viva. L'importante è, diciamo, quant'è, come facendo una valutazione, quali sono i processi. Ci saranno anche qualcuno che fallisce, però ci sono quelli che hanno successo. L'importante è cercare di avere un buon mix di iniziative che possono anche andare a fallire, ma anche iniziative che invece possono crescere, svilupparsi e soprattutto possono lasciare il nido, lasciare l'incubatore con capacità di sviluppo. Questo per quanto riguarda la sostenibilità, secondo me è importante, cioè pensare effettivamente il processo e la parte della progettazione della sostenibilità. Quanto l'accettazione di sostenibilità sia inevitabilmente la sostenibilità ambientale, direi che al momento attuale è l'elemento più importante, l'elemento probabilmente anche di più di successo, anche per lo sviluppo economico, ma anche culturale e sociale, perché credo che come l'ICT stia diventando, non è un'entità a sé, cioè l'informatica, le telecomunicazioni è pervasiva in qualunque ambito, penso che anche l'ambiente è ormai diventato pervasivo in qualunque contesto, e quindi non è soltanto l'ambiente in se stesso, ma è l'ambiente collegato alla produzione culturale, è l'ambiente collegato alla produzione industriale, e quindi è un elemento trasversale. L'importante è declinarlo correttamente in un progetto puntuale. Thank you.